Sì, ce l'avevo a ore, poi è scappata, poi ne è venuta un'altra, è scappata anche lei. Scappano tutte le donne a casa mia. Com'è? No, no, non per colpa mia, ci mancherebbe altro. Per mio cognato. Le toccava tutte, e proprio lì, è malato, morboso, non lo so se è morboso, so soltanto che pretendeva delle cose da quelle ragazze, e loro giustamente si ribellavano. Cara signora, vorrei vedere lei che è lì, che fa i mestieri, e tracchete, le si infila una mano di sotto che la strizza, vedesse che mano che ha mio cognato. Ma no, signora, cosa ha capito? Un incidente di macchina. Pensi, poveretto, si è rotto tutto così giovane. L'hanno ingessato da capo a piedi. L'hanno ingessato seduto per farlo stare comodo, una gentilezza del primario. Gli hanno lasciato solo un buchino per respirare e mangiare. Parlare non se ne parla. Ogni tanto biascica qualcosa, non si capisce niente. E occhi non glieli hanno ingessati, glieli hanno lasciati fuori. Anche la mano toccacciona gliel'hanno lasciata fuori, che gli è rimasta sana. E poi è rimasto sano anche. Sì, insomma, lei mi capisce, no? Non vorrei che pensasse male, ci conosciamo da poco tempo. Insomma, è rimasto sano anche lì. Come sano lì, signora? Sono un po' di giorni, forse anche più di giorni, di mesi, che mi interrogo sempre sulla questione del potere. Alla fine, quando io penso alle questioni di genere, penso al potere, cioè a come fare a far sì che si smetta di voler esercitare potere sull'altro, cioè nel senso di limitazione della libertà. C'è un argomento che mi frulla in testa, che è legato al sesso. C'è il fatto che quando si parla di sesso e di donne se ne parla in due modi. Da una parte c'è la donna oggetto, proprio il corpo oggettivato, cioè il corpo che non è più appartenente alla persona, è qualcosa d'altro che io posso prendere, buttare, vendere, rivendere, girarlo, filmarlo e darlo in pasto a. E dall'altra invece abbiamo il fatto che fa tantissima paura la libertà sessuale di una donna. Ha sempre voglia di... Mi capisce? Sì, sì, per quello si distrae, si legge moltissimo. Fumetti, per lo più porno, poi tutti quei siti sul computer, con tutte quelle donne nude in certe posizioni. Scomode, che tante volte io penso che quelle povere ragazze, dopo quelle riprese, ingessano come mio cognato, pezzi di carne anatomica, a colore, ingrandita. Un dépliandine, macelleria, signora! Che a volte quando, per caso, mi capita di vederne uno, io lo guardo, lo riguardo, e poi dico che cos'è? Che cos'è? E poi quando capisco che cos'è, insomma, mi scappa la voglia di cucinare la bistecca. E quindi afferiamo a due tipi di stereotipi che sono o la donna angelicata, l'angelo del focolare, la santa, la pia, quella devota, oppure invece alla donnaccia, no? Come se... noi non siamo entrambe le cose, come se una donna non ha una complessità per cui è corpo, desiderio, e anche desiderio di famiglia, ma desiderio anche di sesso, di libertà sessuale. Perché una donna non può avere svariati partners, per esempio? Questo io me lo chiedo sempre, no? Mentre per un uomo va benissimo. Quindi abbiamo questi due stereotipi e mi sono chiesta qual è la differenza tra archetipo e stereotipo. L'archetipo è complesso, è profondo, è ancestrale, è radicato. Lo stereotipo prende una parte dell'archetipo e l'assolutizza. E a quel punto diventa dannoso, diventa tossico. Fa sì che noi non riusciamo più a capire che siamo complesse, siamo diverse e possiamo desiderare tutto. Desiderare di essere angelo del focolare e desiderare di essere donna libera che desidera, che vuole vivere il proprio corpo, la propria sensualità, le proprie relazioni in maniera totale, in maniera effervescente, in maniera anche, come dire, impertinente. Da quando sono andate via tutte le donne,
Sono io che mi occupo di mio cognato. Lo faccio per mio marito, ecco. Dopotutto è suo fratello. Com'è? Mio cognato, a me? Ma signora, ci mancherebbe altro. A me mi rispetta. Mi rispetta e come? Mio cognato, prima di allungare la mano, me lo chiede sempre. E invece no, ci limitiamo, perché poi c'è quella cosa bruttissima dello stereotipo che è introiettato. Io credo che una donna libera sessualmente faccia paura agli uomini e alle donne, tanto quanto alle donne, perché noi siamo frutto della stessa cultura ancestrale, arcaica, patriarcale, e quindi io ho respirato, sono cresciuta, come dice un mio amico, no? A pane e patriarcato, e come tutte, e come tutti. La consapevolezza ti permette di uscirne, la consapevolezza ti permette di fare un percorso interiore e uscire da questo. Bisogna volerlo, e bisogna fare fatica, e bisogna combattere, e bisogna lottare, e non bisogna essere sole all'interno di questo. Ieri ho letto una frase bellissima che diceva: la rivoluzione femminista può cominciare se hai un'amica.